Il CIRUC, Comitato per l'Istituzione del Registro delle Unioni Civili di Matera, organizza per il 18 settembre alle 18.30 presso il Cinema Il Piccolo di Matera un dibattito pubblico per informare e avviare in modo partecipato la raccolta delle firme dei cittadini materani per una proposta popolare che porti il Consiglio Comunale a discutere e istituire il Registro delle Unioni Civili di Matera. In merito alla possibilità di istituire un registro per le unioni civili, abbiamo ascoltato il presidente della Commissione Politiche Giovanili del Comune di Matera, il dottor Gaspare Lepiscopia. Bene, io in prima istanza vorrei che tutti siano anche abbastanza informati sulla questione. In prima istanza l'istituzione di questo doppio registro innanzitutto attualmente non è possibile perché è contro la legge. È una manifestazione fatta in essere da un gruppo di cittadini, non di certo dall'amministrazione comunale, e riguarda per l'appunto la presenza di questo doppio registro per la registrazione attualmente non possibile dell'Unione Civile. Io ho una visione più altro garantista della questione. Sono per la regolamentazione comunque di un fenomeno che è anche abbastanza richiesto e diffuso. C'è da comunque, per correttezza anche dal punto di vista normativo, che le unioni civili hanno già delle tutele dal punto di vista giuridico ordinamentale nel nostro ordinamento. Quello che manca è un coordinamento di tutte quelle che sono le norme a tutela delle coppie omosessuali o comunque delle coppie di fatto. Quindi, tra virgolette, la questione verte, secondo il mio avviso, sulle quelle componenti mancanti di tutta la disciplina, ovvero la reversibilità della pensione e la successione. In quel caso, andando a disciplinare questi particolari istituti, secondo me lo Stato italiano potrebbe garantire a 360 gradi la tutela delle coppie di fatto. Dall'altro è pur vero che le coppie di fatto, in realtà non eterosessuali, magari ecco, sono anche cattoliche, cioè avrebbero anche il piacere appunto di unirsi appunto per creare insomma un nucleo familiare. Questo blocco, no? Si ferma solo alle norme o anche magari un blocco di concetto, di preconcetto che cioè esiste in Italia? Beh, il solo fatto di parlare di preconcetto è una, tra virgolette, un'impostazione sbagliata, perché come lei può ben immaginare, la Chiesa è dalle indicazioni, delle indicazioni che provengono dalla dottrina sociale, della dottrina sociale, frutto di attente valutazioni teologali e studi su quelli che sono i testi sacri, l'istituto madre della Chiesa è quello dell'amore iperbolico, tutti vanno amati e accettati senza distinzione, però questo non preclude alla Chiesa comunque di dare delle indicazioni sotto gli attenti, io sono per virgolette l'impostazione data da Papa Francesco, che comunque un'impostazione anche di apertura ma dal punto di vista dell'accoglienza, però ovviamente sono totalmente disaccordo con l'impostazione data dalla legge Cirinna, che equipara a tutto e per tutti i matrimoni omosessuali a quelli, tra virgolette, all'istituto proprio del matrimonio.